Allora, buon sabato a tutti, buon sabato sera. Dunque, oggi vediamo un piccolo assolo in stile bluegrass. Questo è un video che va ad aggiungersi agli altri, tutti da collezionare, che potremmo far rientrare sotto la diceria suonare all'americana. All'americana, non all'americana, alla straccato merica, all'America, l'America, come i sognatori, quando ancora si sognava, no? E vivevate in un paesino, nel paesello italiano, e sognavate di migrare dove? All'America, quindi suoniamo all'americana. Allora, il nostro assolo, innanzitutto, prima di tutto dovete capire, per suonare questo stile del Kentucky, dovete capire cos'è un bass run. Bass run vuol dire corsa del basso. Il bass run più classico... è questo qua, sol. Tanto imparatevi un po' anche i nomi delle note in prima posizione. Sol, guardate le dita, le vedete, i tasti di dita dovrebbero vedersi abbastanza chiaramente. Sol, la, si bemolle, si. Occhio, terza minore, terza maggiore, l'ho già detto in altri video, andate a vedervi gli altri video di suonare all'americana, dove spiego le note importanti da andare a toccare per avere lo stile, per dare subito il sapore del sud degli Stati Uniti. Sol, la, si, scusate, sol, la, si, si naturale, scusate, si bemolle, si naturale, re, mi, re, sol. Questo è il bass run. In questo caso potremmo dire G run, cioè G vuol dire sol, quindi la corsa del basso nell'accordo di sol, ok? Quindi avete capito cos'è un bass run, cos'è il G run, quali sono le note principali, terza minore su terza maggiore, la sesta, il mi, ok? Quindi tonica, poi la seconda, ma soprattutto le note blu, quindi terza minore su terza maggiore e la sesta. Quando fate il classico riff rock and roll non fate altro che andare a prendere la sesta, qui il mi. Quindi la sesta, ragazzi, è una nota molto importante in questo genere. Quindi, visto cos'è il bass run, il G run, così avete capito anche quando suonate Wish You Were Here di Pink Floyd, avete già evidentemente capito che è un bass run. In particolare proprio un G-run, che è il più tipico, proprio lo stilema più tipico della chitarra country, il G-run. Quindi nessuno inventa niente, evidentemente. Va bene, il nostro solo inizia così. Scusate. Prima frase, quindi avremo sol, sol. Dovete prenderli su due corde diverse, questi due sol. Cioè dovrete prenderli sol, quarta corda, quinto tasto, e sol, terza corda vuota. Sol, 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 sol. Sono due ottavi, due crome. Pam, pam, quindi pam, pam, pa, pa, pa. Sol, sol, ta, ta, ta. Occhio ai tre sedicesimi che sono in levare, non entrano sul battere. Pam pa, pum, ta, ta, ta. Quindi cercate di azzeccare bene questo, che tengo il tempo col piede. Ok? Quindi sol, sol, sol sarà terza, quarta, terza. Quindi quarta, terza, terza, quarta, terza. Occhio alla pennata alternata. Poi facciamo si, seconda vuoto, sol, terza vuoto, la, si, la, sol, legato, mi, legato a re. Quindi. E qui esercitate bene le legature. Quindi. E chiudete sul sol. Poi sol, sol, mi, re, legato, si bemolle, si naturale, sol. Accordo di sol, ok? Quindi
ci sono tablature, qui non c'è niente, andiamo alla vecchia. Le pennate le vedete. Seconda frase, nebbia la tosse, sentite, ma non è tosse, è tracheite, vabbè. Inizia uguale, sempre col sol su due corde diverse. Stessa frase di prima, si, sol, la, si, la, sol, uguale a prima. Poi cambia, fa si naturale, si bemolle, la. Prende tutto sulla terza corda, quarto, terzo e secondo tasto. Quindi, scusate. L'armonia diventa re maggiore, infatti andiamo a toccare la terza minore e terza maggiore di re, quindi qui sarà sol 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 la, si, scusate, sol 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 si sol la si la sol si si la. Chiaramente quando nomino i due si dico sempre si, ma uno è naturale e l'altro è si bemolle. La la si la, occhio, ta ta ta, terza minore fa naturale, quarta corda terzo tasto, terza maggiore di re logicamente, quarta corda quarto tasto, re a vuoto, accordo. Quindi la seconda frase, chiaro? Poi facciamo. Occhio a questo passaggio, eh. Sol, sesta corda terzo tasto, fa diesis e di nuovo sol con la legatura ascendente, quindi occhio a queste legature. Qui potete fare o medio indice medio o anulare indice anulare. Io mi trovo bene anche a fare questa diteggiatura qua. Poi dobbiamo metterci il sol terza corda vuoto, quindi qui abbiamo un salto di corda, ragazzi. Questo solo vi aiuterà a sviluppare la capacità della mano destra di governare bene la penna, la coordinazione fra destra e sinistra, il salto di corda, le legature, il pull-off, la veronga, eccetera, eccetera. Quindi, qui facciamo sol, fa, legato e vado sul sol, terza corda vuoto. Occhio alle pennate, tanto quelle le vedete, rallentate il video. Quindi, sol, fa, sol. Quando canto non dico sol, fa, diesis, sol, ma dico fa, e però è fa diesis, eh? Sol, fa, sol, sol acuto, mi, re, da, da, no, la, si bemolle, si, si, re, si, la, sol, ok? Ve lo rifaccio questo passaggio, eh? Che c'è qui un pull off, rifacciamolo lento, sol fa sol sol mi re si bemolle si re da 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 no da 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 si si mi manca la, scusate, sol fa diesis sol sol mi re la si bemolle si si re si il re quarta vuota si re si la sol con la legatura. Poi facciamo questa scala di do ribattuta, qui facciamo do sol da si do re mi. Il mi non lo prendo diretto, lo prendo con una ciaccatura. Suono sulla quarta vuoto e leggo subito sulla quarta seconda. Quindi, occhio, pennata sempre alternata, Mi, 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 re, do, con un piccolo bending che ci porta di nuovo alla quarta vuoto, quindi. Vuoto, e poi qui abbiamo il classico Kentucky Run, la classica Kentucky Run,
bellissimo. Kentucky Run sarà da re a vuoto di arrivo, quindi arriviamo da qua. Kentucky Run, terza minore, terza maggiore di re. Ormai avete capito, sotto c'è un re 7. Quindi fa naturale, fa diesis. Re, do, la, la bemolle, quindi quinta bemolle. Le due note blu, ragazzi, sono la terza minore su terza maggiore e la quinta bemolle, ok? Quindi terza minore su terza maggiore, re, do, la, quinta, la bemolle, sol, quindi scusate, sol, poi facciamo fa naturale glissato su fa diesis, occhio, quindi quarta corda terzo, quarta corda quarto. Anche qui facciamo una legatura doppia. Quindi fa, fa naturale, fa diesis, sol, mi, re, si, re, si, si, naturale, sol. Quindi no, scusate, si bemolle, la, quinta vuoto, sol. Faccio l'ultimo, il Kentucky Run. Poi chiusura, classico G-Run, quindi da sol, la, si, re, mi, re, sol, quindi chiudiamo con sol, basso, accordo. Volendo si potrebbe anche fare sol, sol, mi, re, si bemolle, si, naturale, sol. Ok? Quindi ve lo faccio vedere di nuovo tutto da capo. Non sono andato troppo nei dettagliissimi anche delle penate, ve le vedete, cercate di svilupparle anche un po' da soli. Alla vecchia, ripeto, alla vecchia. Quando c'era qualche amico, no, più bravo, che vi faceva vedere i passaggi, lì dovevate, li vedevate una, due volte e dovevate cercare di apprendere il più possibile e poi vi mettevate lì e li rifacendoli tante volte. E riuscivate a studiarlo uguale, quindi ve lo faccio vedere lentamente, scusate, seconda frase, fate male. Ragazzi, bass run, G run, le note importanti, terza minore, la sesta, la quinta bemolle, la coordinazione della penna con la mano sinistra, quindi mano destra, mano sinistra, occhi legati bene, cercate di fare bene i legati, sia glissati e legati anche, eh? Ora non so come li facciate, per dirvi qualcosa dovrei vederli, vabbè, comunque avete visto più o meno. Boh, chiudiamo, quindi l'ultimo video, fatevi la collezione, ragazzi, sto scherzando, ma so che qualcuno lo fa perché scorrendo sul, cercando chitarra disagio, escono poi delle raccolte di alcuni di voi, delle playlist, per dirlo all'americana, di miei video divisi per argomenti, quindi questa è chitarra al suonare all'americana, cioè questo c'è, cosa avevo fatto poi all'americana, vabbè il... ragtime, poi il blues, quindi blues da
braccio fingerstyle. Poi cosa c'è ancora? Ah, vabbè, Duke Ellington. Può rientrare in questa categoria. La solo di... non me lo ricordo più. La solo di Ella Fitzgerald. Lo scat di Ella Fitzgerald. Poi cosa c'era ancora? Vabbè, suonare country, chitarra a ritmica stile country, volume 1, volume 2. Poi cosa abbiamo? Il blues, quattro chiacchiere sul blues, mi pare che siano un po' questi i video della raccolta. Tutti da collezionare. Ciao, alla prossima, al prossimo video. Ciao, ciao. Buon sabato.